Ani, fammi vedere. Prendi la mano. Ti sta cadendo il dentino, amore mio. No, è completamente storto. Adesso facciamo piano piano, piano piano. Fammi vedere cosa c'è. Fammi vedere, ce l'hai tutto in avanti. Oltretutto hai preso la botta ieri a scuola. Dove vai? Dove vai, amore? Ma ti guardi allo specchio? Guarda come si muove. Dai, vieni che proviamo a toglierlo. Allora, amore, proverò a fare come ha fatto Alessia sabato sera, perché ragazzi dovete sapere che Anastasia sabato sera ha perso un dente e oggi è martedì. Quello là, è vero, oggi è martedì, no, però ti devi avvicinare e devi fare come hai fatto con Ale. Poi faccio la foto Cioè, della mia compagna. sì, ma non so se sarò capace. Ani, se fai così io non te lo toglierò mai, eh. Poi speriamo di non sbagliare dente, di non toglierti quello. Ani, ecco, sai cosa devi fare? Brava, fatelo da sola. Muovilo piano 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 piano, come ha fatto lei. Che ti... Zac! Tutto, guarda. Sì, magari. Guardalo che si vede che spunta fuori. Dai, fai la brava. Ani, io non ce la faccio. Non riesco a togliere i Voglio. denti. Mi fa senso, devi girare un po' con la manina. Aia. Lo so. Aspetta, non mettere le mani in Ciao Alessia, vuoi bocca. una cosa nostra? Ma no, dai. Magari papà quando finisce di mangiare te lo toglie. Ehi, amore, cosa ti devo dire? Io non sono coraggiosa. Cioè, mi viene proprio da svenire, capisci? Facciamo una cosa. Leghiamo un filo al dentino No. e alla porta. Dai. E così con la lingua. Vediamo se vieni in avanti. No, il dente, col dente. A few moments later. Amore, hai fatto la doccetta perché stiamo per andare a dormire, che domani si va a scuola. Come va il dentino? Si muove ancora tanto? Fammi vedere, fammelo sentire a me. Mamma mia, ma come esce? Oddio! Mi fai vedere come ti sei preparata per la notte? Che bellina, amore, ma sei bellissima! Ascoltami. Sono bellissime anche queste qua per Vane. E adesso ti vai a lavare i denti e magari con lo spazzolino elettrico riusciamo a smuovere ancora un pochino di più il dentino. Faccio io. Dai, no, te li lavo io così magari lo togliamo. E stanotte arriva la fatina se lo togliamo. Cos'è che ti ha convinto la fatina? Andiamo, dai. Ani, dai, proviamo. Prova. Accendilo. Niente, amore. È ancora lì, fa vedere. Sì, abbiamo un po' paura. E vabbè, dai, vediamo domani mattina come va. Andiamo a fare la nanna e Magari vediamo domani mattina. carica, andiamo di dove c'è Alessia. Domani mattina davanti alla scuola dobbiamo strappare il dente. Proprio così? No, dai. Vabbè. Vediamo, dai, magari domani mattina quando ti svegli viene via. Allora, amore, ultima sbirciatina, questo dentino. Vediamo, ferma. Sì, magari domani mattina cade, dai. Andiamo a dormire e vediamo se domani mattina questo dentino cadrà. Va bene? Buonanotte, a domani. Notte. Tomorrow. Buongiorno, amore. Buongiorno. Ti sei ripresa piano piano? E che problemi avevi stamattina appena sveglia? Avevo la gola, sai che adesso non ce l'ho più e non so Ecco, e cosa ti ha fatto la mamma? È da mezz'ora che ti faccio lavaggi nasali, vero? Lavaggi su lavaggi. Perché mi fai le foto stamattina? Cosa fai? Ok, sì, bellissima, amore. Senti, e il dentino è ancora lì? Ci fai vedere? Oh sì, è già. È ancora lì, quindi adesso andiamo a scuola e vediamo un po' che cosa riusciamo a fare con questo dentino. Amore, stai facendo colazione? Crackers e Nutella? Dai, dai, che andiamo a scuola. Senti, ma se c'è Alessia, proviamo a chiederglielo di togliere il dentino oppure no? Vuoi? Vorresti? Poi però ti esce un po' di sangue fuori da scuola. Ok, va bene. Ok, siamo arrivati davanti alla scuola. Devi solo appoggiare la manina sulla luce. Perché non si spegne? Allora, siamo arrivati davanti a scuola, Anastasia. Senti, è probabile che magari oggi ti cada il dente e te lo tolga la maestra. Oh, si è spenta. Come hai fatto? Boh, Hai toccato tu? ho fatto solo così. Infatti.
Quindi dicevo, è probabile che magari oggi mangiando o comunque se si muove molto magari la maestra te lo toglie. Hai paura? No. No, bene. Mi raccomando, se la maestra lo toglie, conservalo bene, che lo devi portare a casa, che chi arriva poi... Poco a casa per metterlo dentro. Esatto, eh sì, una bustina. Chi arriva poi? Chi arriva quando si tolgono? Brava, chi amore? La fatina. La fatina dei denti. La stiamo spennando questa fatina dei denti. Perché ragazzi, tantissimi soldi, perché è dall'anno scorso quando eravamo in vacanza ne cadevamo tantissimi denti. Come le pere dall'albero. Va bene, allora fate le bravi a scuola, mi raccomando, ok? Capito amore mio? E buona giornata. A dopo. Ciao. 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 Ciao ragazzi, sono tornata a casa. Fuori da scuola c'era la nostra amica, ma non è riuscita a toglierle il dente perché non deve essere ancora pronto, quindi ancora un pochino ancorato. Speriamo che non cada in classe e soprattutto poverina che riesca a mangiare qualcosina. Quando uscirà vedremo com'è andata la mattinata e vediamo se entro stasera riusciamo a staccarle questo dentino. 8 hours later. Proviamo a togliere il dentino. Ciao bimbe. Ciao a tutte. Ciao. Ciao Chloe. Ok, Anastasia prova a togliere il dentino, anzi Alessia prova a togliere il dentino da Anastasia. Brava amore. È venuto via. Bravissima. Grazie Ale. Secondo dentino in 4 giorni, eh. Fai vedere un po' com'è adesso questo bel buchino. Allora, sabato sera te ne ha tolto uno, Vanessa? E adesso un altro. Adesso ti balla quello a fianco, speriamo in bene. Se non rimani senza denti, amore. Andiamo a casa a far merenda? Vi devo comunicare una cosa appena arriviamo a casa. Cosa? Ve lo comunico appena arriviamo a casa. Bella, state già facendo super merenda? Con le ciambelline al cioccolato, amore. Allora, come vi dicevo prima, vi devo dare 2 notizie. Non una. No, 2. Una è bella. E l'altra... No, non è brutta, è strana. E oltretutto ci impegnerà questo pomeriggio alla ricerca di una cosa. Però finite la merenda e poi ve le dico. Finita. Non è vero. Fate merenda con calma. No, Anastasia, non ti devi No, Anastasia, non ti devi ingozzare. So che le ciambelline al cioccolato sono buoni. Ani, no. Con il cibo non si scherza, eh. Allora, avete finito la merenda? Quindi vi posso comunicare ciò che vi devo appunto dire. Oggi mi ha chiamata l'allevatrice, quindi mi ha comunicato innanzitutto il giorno in cui ci darà Gaia. Allora, volete sapere prima la cosa bella o la notizia strana? Quella strana. No, quella strana. Quella strana? Sì. Quella strana... è che Gaia è, indovinate, non è Gaia ma l'altro, come si chiama? Candy. Candy è il nome che avevamo scelto noi per Gaia. Rullo di tamburi. Allora Gaia è notizia stravolgente? Sì. Cosa può essere Gaia? Dai, potreste arrivarci, eh? Gaia. Non è Gaia, ma è un maschio! Maschio. Gaia è un maschio, Vanessa. Sì, oggi l'ha portata dal veterinario per fare il vaccino, sai che doveva fare il vaccino e poi ce la poteva dare, e si sono accorti che Gaia ha le palline e quindi è un maschio. Adesso ma si vedono? Bella. Sì, si vedono, però lei... Bella. Aspetta, però lei mi ha detto, io l'ho portata 3 volte da un veterinario e ha sempre confermato che era femmina. Ovviamente non è che stavo tutti i giorni lì a palparla. Gaia è un maschio. Quindi dobbiamo decidere... No, nome. Se troviamo un nome con la G sarebbe ancora meglio, più tardi glielo comunico perché deve fare il pedigree. La notizia bella è che Gaia, anzi che questo maschietto arriverà quando? Lunedì. Domenica! Sì, quindi domenica dopo la messa andremo a prenderlo. Qual è l'ora?
Perché dopo la messa? Perché noi andremo a messa, dobbiamo andare per forza a messa perché ti devi iscrivere a catechismo. E oggi è mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Tra quattro giorni avremo il nostro... Siete contente lo stesso che è un maschio? Sì. Vero, non vi cambia assolutamente Filippo. Nulla. Filippo. Aspetta, come... Un nome con la G. Aspetta, come si chiama il fratello di mio Giuseppe. Compagno? No. Aspetta. A me è venuto in mente Gas, mi piace. Mats. Con la G, se ci viene in mente qualcosa, Mina. Vabbè ragazzi. Mino. Se qualcuno ha da consigliarci un nome, abbiamo pochissimo tempo per deciderlo. Perché abbiamo quattro giorni. Oh, e niente, volevo dirvi questo, che ho ricevuto questa chiamata proprio prima di venirvi a prendere. Sei contenta lo stesso? Mm-hmm. Possiamo quindi confermare che prendiamo il gatto? Sì. Che poi ha questo viso da femminuccia, questi occhi. È vero. Ma infatti non, è strano, però vabbè, fa niente, ormai eravamo convinti fosse femmina, invece arriverà un maschietto. Va bene? Pensiamo a un nome con la G. Sì, e quello lì è un maschio o femmina? È un maschio. No, l'altro. Anche. Allora, facciamo intanto vedere che ha perso i dentini. Guardate che bella bocca che ha Anastasia adesso. Sei carinissima, amore mio. Sei contenta che ti è caduto anche questo dentino? Ti ha fatto male, Alessia? Un pochino. Poco poco, però sei stata bravissima. Io pensavo che a casa c'era sorpresa, non c'era il gattino. Magari, amore. Ha fatto il vaccino oggi il gattino. Va bene. Allora, il video finisce qua. Ragazzi, lui è un coccolone. È un coccolone. Ma io sono anche contenta che sia un maschietto. Abbiamo la cricettina femmina. Almeno... Ancora merenda fate, mamma mia. Quando uscite da scuola siete super affamate. Ma tu riesci a mangiare? Sei senza denti. Ragazzi. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E se non avete ancora visto il video, quello lì della gattina dove lo carezziamo, prendiamo un braccio, guardatelo subito. E se vi è piaciuto questo video, condividetelo con i vostri amici. O se no, magari guardate il mio cazzo dopo quello, quando faremo i video guardateli due a due. Bravo, amore, va bene. Ciao.